Francesca. Ciao, buongiorno. Francesca Mencacci, La Nazione. Vista, c'erano un paio di situazioni ad Amonis e la Seghetti che non erano al meglio. Come stanno oggi a un giorno della partita? Grazie. Francesca, sai che abbiamo ancora un allenamento e quindi faccio veramente fatica oggi, non è pretattica, ma faccio veramente fatica a rispondere a questa domanda perché questa conferenza viene prima dell'allenamento e devo valutare qualcuno durante questo allenamento. Questo allenamento è l'allenamento più importante della settimana per valutare alcune cose. Non ci sono segreti. Seghetti penso che si alleni oggi, no, penso, so che si allena oggi perché viene da un risentimento. Ho fatto un po' fatica a smaltire la partita dell'ultima partita, sono giovani, ci sta. Adamonis lo dobbiamo valutare oggi perché ha avuto la febbre alta. Si aggiunge Morrichelli perché stanotte mi hanno chiamato che ha avuto la febbre alta e quindi oggi non c'è l'allenamento. E quindi siamo un po' in difficoltà con i difensori, tanto per cambiare. E basta, Acella sta bene ma rientrerà col gruppo lunedì, quindi sarà a disposizione per la partita di giovedì e continua la riabilitazione per quanto riguarda Dell'Orco che insomma iniziamo già a vederlo correre in campo, quindi siamo abbastanza contenti. Sì, ciao mister Corrado, lo sito del Messaggero. Parliamo dell'Ancona, una gara tutt'altro che facile con un avversario che comunque aspetta il Perugia, ci tiene a fare bene, soprattutto che gioca anche un buon calcio con un 4-3-3 abbastanza spregiudicato e gioca molto sull'intensità, una squadra molto aggressiva. Sì, ha cambiato l'allenatore due partite fa, quindi non abbiamo tanti riferimenti, abbiamo come punto di riferimento queste due partite, una l'hanno vinta 3-0, l'altra l'hanno pareggiata a fermo, quindi sono in un momento positivo. Come detto te, è una squadra che se la gioca e io sono sempre molto contento quando incontro le squadre che vogliono giocarsi le partite, quindi sarà una partita intensa perché anche noi stiamo abbastanza bene e quindi mi aspetto una partita intensa. So che loro ci aspettano, ho letto alcune cose in questi giorni, ho letto alcune cose, a me non fanno altro che facilitarmi il lavoro perché non ho bisogno di preparare la partita, ho bisogno solamente di dire ai ragazzi, basta dirgli ai ragazzi che ci stanno aspettando e quindi è una partita che emotivamente si prepara da sola. Sì, mister Enrico Fanelli, tifo Grifo e Perugia Today. Ciao. Ti chiedo cos'è che non dovrà mancare domani, insomma, cos'è che la prima cosa che chiederai ai tuoi giocatori prima di scendere in campo, perché questa è una partita sentitissima e allo Stadio Nuovo di Ancona al Perugia non è mai riuscita a fare risultato, insomma. La determinazione di pareggiare in maniera assoluta, la loro voglia di batterci, e una volta che abbiamo pareggiato la loro voglia, la loro intensità, poi dopo mi tengo le qualità della nostra squadra, quindi la prima cosa che chiederò sarà sicuramente sotto il punto di vista agonistico, sotto il punto di vista della concentrazione, la consapevolezza insomma di che tipo di partita ci aspetta. Buongiorno mister, Carlo Forcini. Ciao, Carlo. Di Corriere dell'Umbria. Un passo indietro dalla partita di lunedì, almeno il mio punto di vista personale, ho visto un Perugia molto attento, equilibrato dietro, soprattutto paradossalmente dopo il 2-1 dell'Entella. È sempre stato ordinato in campo il Perugia. Questa è la mia opinione, ti chiedo se condividi e ti chiedo se stai vedendo dei miglioramenti appunto nella fase difensiva, perché immagino possa essere una delle chiavi di questa stagione. Guarda, hai centrato il punto, perché dopo aver subito il 2-1 tutti quanti si pensava che avessimo fatto più fatica a mantenere il risultato, invece i ragazzi hanno concesso poco, hanno concesso cross, non hanno concesso grandi tiri in porta, hanno fatto una fase difensiva, come hai detto te, ordinata, concentrata e equilibrata soprattutto.
Ma questo fa parte del lavoro di tutta la squadra. Insomma, io vi farei vedere i dati, non so, di Kudryk e Seghetti quanto hanno corso. Quindi la fase di non possesso nasce da tutta la squadra e in questo momento la stiamo facendo naturalmente nettamente meglio di qualche tempo fa. È passato il tempo, abbiamo lavorato su determinate cose, quindi siamo diventati più ordinati, quindi la disamina è giusta. Altra cosa, prima hai detto che Seghetti ancora non ha smaltito la partita di lunedì dal punto di vista fisico. Ti chiedo, Kudryk, come l'hai trovato dopo la partita? Si è smaltito, diciamo così, le sensazioni positive? Immagino è stata la prima prova veramente incoraggiante del giocatore. Beh, anche lui ha fatto, ieri gli ho detto bentornato, nel senso che ieri ha fatto il primo allenamento dove ristava bene. Sono veramente giovani, hanno giocato non tantissimo e quindi è naturale che abbiamo giocato lunedì sera tardi e quindi è naturale che abbiano fatto un po' più fatica degli altri a recuperare. E poi ci hanno dato, nel senso che sono due che hanno corso. E soprattutto, e non si parla di corsa lenta, ma si parla di accelerazioni. Hanno avuto accelerazioni importantissime e quindi è normale che ci abbiano messo un po' più di tempo, fermo restando che insomma da ieri Kudryk è a pieno regime, quindi al 100%. Di Kudryk, cosa ti aspetti, insomma, che cosa ha fatto questo giocatore in queste settimane per arrivare, insomma, ad una prestazione importante, forse anche la posizione, il ruolo, il compagno di reparto? No, guarda, Francesca, ha pagato ora mi viene da dire l'impatto della categoria, anche se lui l'anno scorso ha giocato nell'Under 23, ma giocare nell'Under 23 della Juventus e giocare nel Perugia è diverso. Quindi lui ha pagato qualche infortunio all'inizio della stagione, se vi ricordate, io l'ho messo dentro subito la prima partita contro la Lucchese. E per la prima mezz'ora a tutti quanti noi ci era piaciuto, però poi aveva solo mezz'ora e basta, quindi anche lui ha avuto qualche infortunio, si è fermato qualche volta, abbiamo dovuto metterlo in condizioni e nelle ultime 2 settimane, prima che giocasse l'ultima partita, aveva accelerato, aveva fatto bene, aveva iniziato ad attaccare la profondità con costanza. A fare una fase di non possesso molto aggressiva e insomma era saltata agli occhi miei e di tutti gli altri miei collaboratori, quindi si è guadagnato sul campo quelle che sono stata che è stata poi il metterlo titolare domenica, quindi mi era piaciuto per questo. Non si parla dei moduli, numeri, di guardi là, occupazione, però ti dico, la soluzione adesso con il trequartista, anche questa rispetto a quella di prima, ti sta dando più equilibrio in campo e insomma anche. Mi piace Francesca, è una soluzione che abbiamo, però queste cose qui, i tre davanti li muovo un attimo in base anche a cosa vedo degli avversari, a dove possiamo. Alcune volte guardo, certo, alcune volte guardo come ho fatto con Lentella di pareggiare semplicemente i numeri. Loro giocavano con 3 centrocampisti e un trequartista. Io ho ragionato sugli uomini che avevamo noi per fare quel ruolo lì e mi sono reso conto che mettendoli insieme avevo la sensazione che noi fossimo più forti. Quindi ho pareggiato gli uomini perché. Ho pareggiato il modulo perché avevo la sensazione che facendo le comparazioni uomo contro uomo noi avessimo un centrocampo più forte. Vado a vedere dove ci possono lasciare gli spazi, dove ci può lasciare lo spazio l'Ancona, quindi il tenerli due stretti, 1-2, 2-1, 3 larghi, insomma dipende un po' da quello che vedo degli avversari. Ah, aspetta, c'è ancora uno. Eh beh, ho sempre pensato che, tanto ve l'ho sempre detto, che Santoro, Juan, Iannoni, Bartolomei, Torrasi, metteteci quelli che abbiamo, siano il reparto più completo che abbiamo, quindi cerco spesso di ragionare per farli giocare insieme e Santoro sotto punta è un giocatore che mi piace, che determina, che mi piace, che ha disponibilità in non possesso, che se gli chiedo un lavoro sul play loro me lo fa, quindi. È un modulo che mi piace.
Baldini, buongiorno. Buongiorno. Giancarlo Pascini, Umbria TV. Ciao, le volevo chiedere questo: il fatto che il Perugia già dall'inizio della stagione era considerata una favorita, ora il fatto che sta dimostrando che stiamo arrivando, quando andiamo ad affrontare l'avversario, in questo caso toccherà all'Ancona domani, per il Perugia è un senso di prestigio in più, una responsabilità in più, perché l'avversario farà di tutto per dimostrare che no, oggi è arrivato il momento magari dove il Perugia si può battere. Quindi è un tipo di responsabilità che riusciamo in qualche maniera a mettere sul piatto in maniera più positiva? Intanto parto dall'inizio della tua domanda e penso di non aver letto, anzi rarissime volte ho letto che il Perugia era tra le candidate a vincere, poche volte da pochi addetti ai lavori, ora può sembrare un po' più facile dirlo, però all'inizio non l'ho letto e non l'ho sentito dire da tante persone, quindi questo è un merito dei ragazzi che stanno lavorando. Per quanto riguarda la seconda domanda, è sicuramente una responsabilità, perché come noi o come tutte le squadre vorrebbero battere la Torres, in questo momento tutte le squadre vorrebbero battere il Perugia. E quindi è uno stimolo in più per gli avversari e quindi una responsabilità per noi, perché non possiamo assolutamente peccare di concentrazione sotto questo punto di vista. Sì, l'ultima domanda, una curiosità. Sì. Può sembrare una banalità, riguardo alla scorsa settimana, nel momento in cui sono usciti Iannoni e Kwan per certo problemi fisici, per stanchezza diciamo certo evidente, e vista l'assenza di Acella, giocare con tre play, come di fatto ha giocato poi il Perugia alla fine, non era, dico, quasi un azzardo e pensare, mettere Lisi a mezzala, ci ha pensato? No, assolutamente, Lisi è un jolly importante, è veramente un jolly importante che posso mettere da tutte le parti. Mi sembra che la penultima partita, quella, dov'è che l'ho messo terzino destro a un certo punto, perché con l'esperienza che ha, con la corsa che ha, con la qualità che ha, è un jolly importante. È logico, sì, con la Juve, giusto, è logico che metter dentro, giunti a 20 minuti dalla fine, un ragazzo del 2005 è una responsabilità, sul 2-1 è una responsabilità importante, ma insomma mi viene da dire che noi allenatori siamo pagati anche per fare delle scelte, no, ma a prescindere che sia andata bene o male, però tanto insomma fa parte del nostro lavoro, fosse andata male avrei combinato chissà cosa, quindi fa parte del nostro lavoro, le nostre responsabilità e il nostro lavoro.